Un nitido sole dicembrino accende la gara tra Chieti e San Benedettese ed illumina subito le iniziative velleitarie dei teatini che nel giro di 3 minuti collezionano 2 calci d'angolo senza colpo ferire. Gli adriatici ben posizionati e pronti ad interagire sui portatori di palla si affacciano al quinto in area neroverde con un invito offensivo di Raparo dalla bandierina. I minuti scorrono, ma la tenuta agonistica latita. Le squadre rinunciano alla pressione, anche perché sono adeguatamente assistite dal movimento di copertura delle difese e l'assetto tattico riveste una posizione prudente. Al 24esimo la San Benedettese guadagna spazi offensivi, verticalizzando il gioco e creando apprensione, che fa preludere alla rete marchigiana, grazie anche al modulo di gioco rossoblu versatile ed imprevedibile. Si oppone Fatone a Titone, ma nulla può su Sorrentino che inneggia al vantaggio. Chieti sorpreso ed incapace di cambiare ritmo all'incontro, che registra cinicamente la praticità degli uomini di Ottavio Palladini che su calcio di punizione realizzano ancora con Titone. Adesso i neroverdi sono storditi, ma non demordono. Ci provano al 39esimo con un calibrato calcio di punizione di Massimo a infilare Pegorin, ma l'opposizione è magistrale. Il puntuale direttore di gara, senza alcun recupero, ordina il rientro negli spogliatoi. Nella ripresa nessuna sostituzione e così la Samb, forte del doppio vantaggio, inizia ad amministrare il gioco, che al quinto viene interrotto perché l'arbitro sancisce la massima punizione per i neroverdi a fronte di un fallo di mano in area ospite, opportuno per evitare la conclusione a rete di Dos Santos. Ci scappa qualche parola di troppo in campo, 3 finiscono sul taccuino del signor Cavallina, che invita Vitale a battere il calcio di rigore. Deciso e prorompente il tiro del mediano. Si vivacizza il tenore agonistico, il Chieti è consapevole che le speranze di raddrizzare il punteggio esistono, gli adriatici non insistono sui portatori di palla e Zuccarini provvede ad irrobustire la costruzione offensiva. Fuori Bocchino e dentro il nuovo arrivato Varricchio. Palladini non è sorpreso, ma con segnali eloquenti dice ai suoi di non abbassare la tensione. Corrono i teatini più degli ospiti, ordinano il gioco ed evidenziano più convinzione. Altra sostituzione, fuori Massimo, dentro Diop, e i padroni di casa irrompono nell'area rossoblu con Dos Santos, che non riesce a colpire la sfera. Palladini al 31esimo chiama nuove energie in campo, fuori Palumbo e Montesi, dentro Casavecchia e Pino. Ancora Chieti, 35esimo calcio d'angolo, ma poco si materializza sotto porta. L'ultima sostituzione per gli ospiti al 43esimo, fuori l'applauditissimo Titone, al suo posto Pezzotti. 5 sono i minuti di recupero, la Samb stringe i denti, il Chieti consuma gli ultimi sforzi, la tifoseria rossoblu incoraggia gli atleti, la curva Ezio Volpi indomita non si scompone offrendo il calore sportivo. E così il signor Cavallina decreta la fine della gara ed invita tutti a centrocampo per un cordiale congedo. Fedeli e i suoi ballano il samba. Pomponi giura di attrezzarsi per non essere da meno. Non sbaglio se dico un Chieti dalle due facce. Sarebbe ingrato recriminare sugli errori, però un Chieti dalle due facce. Anzi, mi permetto di dire, la Samb ha anticipato tatticamente il Chieti. No, io mi aspettavo tanto di più da Samb, sinceramente. Forse qui a Langerini è l'unica squadra che ci ha messo meno in difficoltà di tutti quanti. 11 punti, pensavo che era uno squadrone che ci mettesse entro la metà campo nostra. La prima mezz'ora abbiamo giocato benissimo, un errore dei Guanisci ha fatto sì che ripartissero loro e facessero gol. Sul secondo, ditemi con patate, la punizione, diciamo, che ha sbagliato il nostro portiere. Ragazzi, non c'è da recriminare nulla oggi, grande partita, grande tatticamente in mezzo al campo, bellissima partita da parte dei nostri, ci ha detto male, punto. Devo ancora ringraziare Giorgio Pomponi perché veramente ha dato una chance a questa città, a questa società. Ci sta piano piano facendo rialzare e questa è la cosa più importante. Poi l'ha sempre detto, punteremo a questo campionato fino alla fine. Noi l'ultima giornata, al 98esimo, al 100esimo, tireremo le somme. Ma non ci abbandoniamo a nulla, la squadra la rafforzeremo. Non abbiamo detto a nessuno che volevamo risparmiare. Tant'è vero che abbiamo preso e rimandato a casa giocatori che non stavano rendendo. E prenderemo 2-3 elementi importanti in questa settimana. Presidente, dopo la gara di domenica, che cosa la conforta di più oggi, avendo visto la sua squadra?
Ma sicuramente il risultato perché ci porta più 10 di Alfano, il Monticelli rimane a 8 e quindi abbiamo guadagnato 2 punti sulla seconda. Ma questo non ci deve far pensare che abbiamo vinto il campionato, ancora c'è tempo, aspettiamo, vediamo.